Paltone e Laura, è da circa un'oretta che sono qui sul ciglio di una strada. Ho visto un povero cagnolino messo male, sicuramente l'avranno investito, e da tanto che chiamo tante istituzioni, nessuna risposta, e chi mi ha risposto hanno detto che non è di loro competenza. Eccolo qua. Eccolo qua, è una ferita bruttissima. Ok, ora vediamo di prenderlo piano piano. Ok, devi stare calmo. Dai, dai amore, dai. Ok, è tutto tranquillo. È tutto tranquillo, dai. È tutto tranquillo. Ok. Tranquillo, devi stare tranquillo. Ok, dai, stai tranquillo. Stai tranquillo, dai. È ferito grave. Abbiamo chiamato tutti, nessuno è venuto. Il suo sportello adesso è riesciato per... Aspetta, stai calmo, ok, stai calmo.
è tutto a posto. Dai, è tutto a posto. Ok? È tutto a posto. Ok. Ok. E questo sicuramente è da tanto che è così. Ora stiamo aspettando solo che arriva il veterinario per poterlo portare. Sta male. Noi non potevamo lasciarlo qua. Quindi due cose gli vogliamo dire a quelle persone che parlano, che ci stanno infangando. Noi siamo sempre qua a combattere per loro. Ora lui è tranquillo e lo portiamo dal veterinario. Secondo me è scappato. Secondo me è scappato perché ha anche una corda al collo. Che pulsa da lontano. La situazione era molto grave, non lo so, ditemi voi com'è. È abbastanza grave, Tony, perché ci sono i muscoli della scapola tutti lacerati e si intravede l'osso della scapola e anche i muscoli sottostanti e anche sovrastanti. Sarà stato un incidente? Sì. Ok, Tony, muore a vediamo. Facciamo tutto quello che c'è da fare, dottore, tutto il possibile. Sì. Ora lo sediamo, lo puliamo per bene e lo cuciamo, dai. Sì, e faremo anche delle lastre per vedere se eventualmente ci sono problemi interni prima di sedarlo. La paura mia è che ci sia qualche versamento toracico. Ora faccio degli accertamenti, faccio un emocromo veloce e provvediamo subito a chiudere la ferita, va bene? Sento un rumore qua sulla parte del sacco, sicuramente ci sarà qualche frattura. Quindi dobbiamo fare delle radiografie e poi ti saprò dire meglio.